Ciao ragazzi e bentornati nel nostro canale o benvenuti se siete ancora nuovi. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Non dimenticatevi quindi di supportarci lasciando un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre sintonizzati sulle nuove uscite. Potete ascoltare le nostre storie anche sul podcast di Finestra Segreta, disponibile su Spotify e Amazon Music. Oggi torniamo nella rubrica dei serial killer, parlando di uno dei serial killer più efferati della storia americana, conosciuto da tutti come The Night Stalker. Los Angeles, California, anno 1985. La contea di Los Angeles contava una media di 1000 omicidi all'anno. La polizia si trovava ad indagare sui crimini più efferati. In quegli anni nella sezione omicidi operava Frank Salerno, considerato uno fra i migliori. Se Frank lavorava ad un crimine, si trattava di qualcosa di grosso. E il suo partner era Gil Carrillo. Era il più giovane di tutta la sezione. 17 marzo 1985, giorno 1. Esther Petchar, abitante di Los Angeles, amava trascorrere la pausa pranzo ad un centro commerciale, in un negozio di abbigliamento. Era lì, frugava tra le corsie del negozio, prese un cappello con la scritta CDC per poi riposarlo. Fu allora che si accorse di un uomo alla sua destra. Prese quello stesso cappello. Aveva il diavolo tatuato sulla mano e le sorrideva. Un episodio come tanti altri che avrebbe dimenticato, se non fosse per ciò che accadde quella stessa sera. Guidava sulla superstrada per tornare a casa, quando si accorse di un'automobile che arrivava a grande velocità. Sembrava volerla sorpassare, ma una volta accanto a lei rallentò. L'uomo alla guida dell'auto iniziò a fissarla e quando i loro sguardi si incrociarono, Esther lo riconobbe. Era lo stesso ragazzo del centro commerciale. Lo riconobbe dall'orribile sorriso. Gli mancavano dei denti e quelli che aveva sembravano marci. Le fece pensare ad un pagliaccio killer. Quella notte gli agenti di polizia ricevettero una chiamata per un omicidio. Si recarono all'indirizzo dove si era svolto il crimine e lì trovarono la porta del garage aperta. Entrarono e videro macchie di sangue ovunque, sul pavimento e sulle pareti. A terra c'era un berretto con la scritta ICDC. Entrarono nell'appartamento e nella camera da letto trovarono un telefono sporco di sangue. Poi, in cucina, scoprirono il corpo della vittima, Dale Okazaki, 34 anni. Gli avevano sparato in mezzo alla fronte. Era stata Maria Hernandez, coinquilina di Dale, a chiamare la polizia. Maria stava tornando a casa, stava entrando dal garage, quando sentì un rumore alle sue spalle. Voltandosi, si trovò davanti un uomo. Stringeva in mano una pistola e gliela puntava contro. Istintivamente la ragazza si portò le mani al viso, come per proteggersi. L'uomo sparò, ma miracolosamente il proiettile urtò contro il portachiavi che Maria impugnava. Cadde a terra e lui la scansò come se nulla fosse, dirigendosi all'interno dell'appartamento. Maria si diede alla fuga, ma mentre correva lungo la via di casa udì un secondo sparo. Tornò indietro, preoccupata per la coinquilina. Proprio in quel momento il criminale stava uscendo. Si incontrarono davanti alla porta d'ingresso. Il sospettato inaspettatamente si limitò a guardarla. Poi se ne andò senza darle attenzione, con calma e senza correre. 40 minuti dopo l'omicidio della Okazaki, il dipartimento di Monterey Park ricevette una chiamata. C'era stato un altro omicidio vicino a dove si era svolto il primo. Una ragazza asiatica, Tsai Liang Wu, 30 anni, stava guidando quando all'improvviso venne fermata e tirata fuori dall'auto, per poi venire uccisa con un colpo di pistola al petto. 18 marzo 1985, giorno 2. Per collaborare alle indagini, Maria Hernandez descrisse il sospettato ad un ritrattista. Dalle indagini poi emerse che entrambi gli omicidi erano avvenuti per mezzo di una pistola dello stesso calibro,
un calibro 22. Dunque furono collegati allo stesso individuo. 27 marzo 1985, giorno 10. Ci fu un altro duplice omicidio brutale. Vincent e Maxine Zazzara erano stati uccisi nella loro villa. Il sospettato si era introdotto nella proprietà dalla finestra del bagno. Aveva rubato merce per un valore di $40.000. Sparò a Vincent alla tempia con un proiettile calibro 22. La moglie presentava svariate ferite da taglio, era stata violentata e le aveva strappato gli occhi. Sulla scena del delitto, in giardino, fu rinvenuta l'impronta di una scarpa, numero 43 o 44. In quel periodo ci fu una serie di rapimenti di bambini che venivano violentati e poi abbandonati. Anastasia Ronas fu fra le vittime. All'epoca aveva solo 6 anni. Fu rapita da un uomo mentre dormiva a casa. La portò in macchina fino ad un'abitazione. La fece infilare in un borsone e la portò dentro. Era una casa sudicia e sporca, con cibo in scatola ovunque, canzoni di Madonna che andavano in sottofondo a ripetizione. La tenne prigioniera lì, dove la violentò più e più volte. Poi la fece rientrare nel borsone, la lasciò ad una stazione di servizio e le disse di chiamare la polizia per farsi venire a prendere. Questi bambini diedero una descrizione del rapitore che coincideva perfettamente con la descrizione data dalla Hernandez del killer della conquilina. Alto circa 1,85 m, molto magro, probabilmente ispanico o caucasico, pallido, capelli arruffati, denti marroni o mancanti, abiti scuri e un odore pungente. Ci si trovava davanti ad un unico criminale che operava senza uno schema preciso. Colpiva uomini, donne, adulti e bambini. 10 aprile 1985, giorno 24. La polizia di Los Angeles di vari distretti si riunì per scambiarsi informazioni riguardo ai rapimenti dei bambini. Gill era l'unico a sostenere che ci fosse lo stesso uomo anche dietro ai recenti omicidi. Tutti i colleghi però ridevano della sua teoria. Una sera delle ragazze chiamarono la polizia, sostenendo di essere seguite da un uomo. Riuscirono a fornire il numero di targa del sospettato, oltre che una sua descrizione. Alto, magro, capelli lunghi, sembrava messicano. Gill mandò una squadra a pedinarlo. Lo videro entrare in un parcheggio ed adocchiare una ragazza sola. Iniziò a seguirla. Dopo di lei fece la stessa cosa con numerose altre ragazze. Le prendeva di mira e le seguiva, anche per molti chilometri. Allora il sospettato fu preso in custodia ed interrogato. La sua foto fu mostrata a Maria Hernandez, che disse che poteva trattarsi proprio del suo uomo. Procedettero allora con una perquisizione della sua residenza, dove trovarono numerose immagini di donne. Tuttavia, nessuno dei testimoni chiamati in causa riconobbe quest'uomo quando lo videro di persona. Non era l'uomo che stavano cercando. 14 maggio 1985, giorno 58. Linda Arthur, tecnica forense, andò a casa dei Doi, diventata scena di un crimine. William, 66 anni, fu colpito da un proiettile. Il sospettato poi stuprò, picchiò e rapinò Lillian. William salvò la vita della moglie, riuscendo a chiamare il 911 prima di morire. L'unico indizio rinvenuto fu un paio di manette da pollice, usate per torturare Lillian. Intanto le indagini di questi numerosi crimini fecero un passo avanti. Nel caso di una bambina rapita, violentata e poi abbandonata, emerse un'impronta di scarpa. Era un'impronta identica a quella rinvenuta nell'omicidio di Zazzara. La teoria dell'agente Gill fu finalmente confermata. Avevano a che fare con un solo uomo. Fu allora che Gil Carrillo divenne partner di Frank Salerno. 28 giugno 1985, giorno 103. Patty Higgins, 32 anni, fu uccisa nella città di Arcadia. Il killer le tagliò brutalmente la gola e poi la pugnalò su quello stesso taglio.
2 luglio 1985, giorno 107. La polizia di Arcadia informò i partner di un nuovo omicidio. I due presero in carica il caso di Mary Cannon, 75 anni. Anche Mary fu trovata con la gola tagliata. 5 luglio 1985, giorno 110. Gil e Frank ricevettero una chiamata dal dipartimento di Sierra Madre. In una casa a scena di un crimine vennero trovate tracce di un tessuto incastrato ad una finestra. Probabilmente il sospettato indossava un paio di guanti, il che spiegava come mai in tutte le scene del crimine non erano mai state trovate impronte digitali. Una ragazza di soli 16 anni, Whitney Bennett, era stata picchiata con un crick, riportando 106 cm di tagli e ossa fratturate, ma sopravvivendo. La sua stanza era stata depredata. La scientifica trovò nella camera un piumino con sopra l'impronta di una scarpa insanguinata. Si trattava sempre della stessa impronta. 6 luglio 1985, giorno 111. Lorena Rodriguez, una sopravvissuta, raccontò gli avvenimenti di quella notte. Il marito John dormiva in camera. Lei si era addormentata in soggiorno. Si svegliò a causa di un forte rumore e capì che era entrato qualcuno. John Rodriguez era un agente, lavorava nel carcere della contea di Los Angeles. Si svegliò e, trovando la moglie terrorizzata, fece un giro della casa con la sua pistola alla mano. Intanto Lorraine notava una finestra che non aprivano mai, completamente spalancata. Avvicinandosi notarono delle impronte nel giardino. Chiamarono la polizia. Capendo che si poteva trattare dell'uomo a cui davano la caccia, la pattuglia fece venire Gil. Anche questa impronta combaciava con le altre. A quel punto la polizia cercò di trovare il modello di scarpe indossato dal sospettato. Trovarono un modello dell'Avia, scarpa non molto in voga in quegli anni. Jerry Burke, agente forense, andò a Portland, in Oregon, per parlare con l'inventore della scarpa Avia. Ottenne delle suole da poter studiare e confrontare con le prove raccolte sulle scene dei crimini. Capì che si trattava di un modello da ginnastica, numero 44. Inoltre, stando alle testimonianze, doveva essere nero. Si fece consegnare dei dati di vendita, grazie ai quali scoprirono che quell'anno erano state prodotte solo 6 paia nere di taglia 44, 5 spedite in Arizona, solo una a Los Angeles. La polizia iniziò ad indagare anche tutti i casi di omicidio rimasti irrisolti a Los Angeles, e tra questi ne saltò fuori uno, quello di Mabel Bell e Florence Lang. Torniamo indietro al 29 maggio 1985. Due sorelle, ottantenni, furono aggredite e picchiate nella loro casa a Monrovia. Il giardiniere le trovò 2 giorni dopo. La casa era stata saccheggiata. Una delle due, Florence, sopravvisse all'attacco, seppur in gravissime condizioni. Mabel Bell venne legata con dello scotch isolante al letto, stuprata e presa a martellate fino alla morte. Sul pavimento c'era una sveglia con sopra un'impronta di scarpa. Era l'impronta di una scarpa Avia. Quello fu il primo caso in cui venne trovato un pentacolo disegnato con un rossetto, sia sulla parete che sulla gamba della vittima. La polizia allora iniziò a chiedersi se il sospettato praticasse il satanismo o se cercasse di imitare Charles Manson. Emerse poi un altro caso interessante tra quelli irrisolti. Si trattava del tentato rapimento di una donna, che era però riuscita a scappare. Il sospettato si era allontanato con una Toyota, compiendo un'infrazione. Venne fermato da un agente in moto, non aveva la patente. Quando l'agente tornò al suo mezzo per recuperare il blocchetto delle multe, il sospettato disegnò un pentacolo sulla macchina e poi scappò. Si scoprì che la macchina era stata rubata. La polizia allora si recò alla divisione nord-est, dove la Toyota era tenuta in custodia. Volevano prenderla e analizzarla, ma non ottennero il permesso. Era un'importante occasione persa, a causa della competitività tra le varie giurisdizioni che non collaboravano fra loro. 7 luglio 1985, giorno 112. Gil Carrillo era solo a casa. Dormiva, erano le 3:30 del mattino,
aveva la sensazione che qualcuno fosse entrato in casa. Si convinse che era il killer. Prese la pistola e cercò in tutte le stanze. Non trovò nessuno e nulla fuori posto. Decise allora di rilassarsi e guardare un film, quando improvvisamente squillò il telefono. Gli consigliavano di contattare immediatamente l'amica e collega Linda Arthur. Quando la chiamò, lei le disse che la sua vicina di casa, Sophie Dickman, era stata violentata e pensava che fosse opera del loro ricercato. Sophie si era messa ad urlare nel suo appartamento, cercando di attirare l'attenzione. Le disse che era stata derubata e violentata, e che in quel momento era ammanettata a letto. La Dickman non fu l'unica vittima quel giorno. Nelle prime ore del mattino, Joyce Nelson, 60 anni, venne assassinata a Murray Park. Fu trovata dalla famiglia quel pomeriggio. C'era un'enorme quantità di sangue sul pavimento e sul letto. Lei lottò cercando di difendersi. Il sospettato le schiacciò la testa a terra, lasciando un'impronta. Era l'impronta di una scarpa avia. Da quel momento i media scatenarono una tempesta. Tutti i canali, tutti i giorni, trasmettevano queste notizie, scatenando il panico tra gli abitanti di Los Angeles. Chiunque poteva essere la prossima vittima. Più di 200 agenti lavoravano al caso. Erano divisi in squadre, ciascuna con un proprio compito. I telefoni della centrale erano impazziti. Tutti chiamavano per dare delle informazioni, per accusare qualcuno o per offrire qualche pista. 8 luglio 1985, giorno 113. Nel caos delle chiamate, Frank Salerno rispose ad una telefonata di Laurel Erickson, reporter di Channel 4 News. Voleva avere informazioni sulla scarpa avia. Quella era un'informazione cruciale per le indagini e se fosse diventata di dominio pubblico, c'era il pericolo che il sospettato cambiasse scarpe per non farsi più scovare. Giunsero allora ad un accordo con la reporter. Lei non avrebbe diffuso l'informazione sulle impronte se Frank e Gil si fossero prestati ad un'intervista. 9 luglio 1985, giorno 114. Frank e Gil tornarono ad interessarsi di quella Toyota rubata. Chiamarono il capitano Grimm per ottenere informazioni, riuscendo ad ottenere questa volta il permesso per perquisire il mezzo custodito in un parcheggio. Scoprirono che la macchina non solo non era mai stata analizzata, ma era stata tenuta all'aperto, sotto il sole. Qualsiasi traccia quindi era andata persa. All'interno però, in una busta, trovarono il biglietto da visita di un dentista di Chinatown. Andarono ad interrogarlo, scoprendo che il sospettato era stato da lui il 3 luglio. Sui documenti si era firmato come Richard Mena. Ottennero le sue lastre dentali, dalle quali emerse che, avendo un dente incuneato, sicuramente sarebbe tornato in visita a causa del forte dolore. Piazzarono due agenti a sorvegliare ogni giorno, tutto il giorno, lo studio del dentista. Poiché un dirigente del dipartimento vedeva in questa procedura uno spreco di soldi, installarono nello studio un dispositivo di allarme. Gli agenti se ne andarono, ma proprio quel giorno il dentista chiamò la polizia. Quel giorno Richard era tornato da lui e l'allarme non aveva funzionato. Fu un'altra occasione persa. 20 luglio 1985, giorno 125. Judith Needing aveva appuntamento quel sabato mattina con gli anziani genitori, Max e Lila Needing. Li chiamò a casa per avvertirgli che avrebbe fatto tardi, ma non ricevette risposta. Era molto insolito, quindi decise di andare da loro. Quando arrivò, notò il cancello d'ingresso e la porta sul retro aperti. Entrò e andò nella loro camera da letto, e ciò che vi ritrovò fu sconvolgente. I suoi genitori giacevano sul letto in una pozza di sangue. La testa del padre era quasi completamente decapitata, alla madre invece avevano sparato in faccia. Gil e Frank questa volta non trovarono alcuna impronta sulla scena del crimine, ma scoprirono che era stata usata una pistola calibro 22, la stessa usata per sparare a Dale Okazaki. Non fu l'unico crimine commesso quel giorno. Gli agenti ricevettero una chiamata e si recarono presso la casa di Covenant, a San Valley.
sulla veranda era perfettamente visibile una impronta di scarpe Avia. Il sospettato era entrato dal retro e qui c'era anche un'altra impronta. Era andato in camera da letto dove giustiziò il maschio, China Rong, sparandogli in testa con la calibro 22. Poi aveva violentato la moglie e il figlio di 8 anni. Aveva anche rubato diversi gioielli. La donna sopravvissuta all'attacco fu molto chiara nella descrizione dei fatti e l'identikit che fece del colpevole corrispondeva perfettamente a quello ricavato dopo il caso di Okazaki. 6 agosto 1985, giorno 142. Gli agenti erano nel mezzo di una riunione quando furono interrotti da una chiamata. Quella notte era stato commesso un omicidio. L'uomo si era introdotto nella casa di Chris e Virginia Petersen. Aveva sparato alla donna in camera, vicino alla narice sinistra, e la pallottola si bloccò nel collo, senza colpire organi vitali. Iniziò ad urlare, svegliando Chris. Il killer allora sparò anche lui in testa, ma anche stavolta il proiettile si bloccò. In questa circostanza era stata usata una nuova pistola, una semiautomatica calibro 25. La particolarità era che l'innesco dei proiettili era di colore rosso. Questo dettaglio rivelava che si trattava di munizioni vecchie, non più in produzione. Mentre il numero delle vittime continuava a crescere, i media non facevano altro che parlare del serial killer. Volevano dargli un nome. Inizialmente lo chiamarono il killer a domicilio, poi l'intruso della valle. Poi iniziarono a chiamarlo The Night Stalker e quello fu il nome che rimase. 8 agosto 1985, giorno 144. Erano le 3 di notte quando Gil Carrillo, che dormiva a casa insieme alla famiglia, ricevette una chiamata. Il killer aveva colpito a Diamond Bar, che distava solo 5 minuti. L'uomo era entrato dal retro dell'abitazione. Il padrone di casa era stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia, con una semiautomatica calibro 25. La moglie era stata violentata e raccontò che il sospettato le aveva intimato di non guardarla. Lei giurò su Dio che non l'avrebbe guardato e a quel punto lui le disse che non doveva giurare su Dio, ma su Satana. La scena del crimine era stata contaminata dalle troppe persone a corsa ad indagare e a curiosare. 18 agosto 1985, giorno 154, San Francisco. Gli agenti Folsom e Klotz furono convocati su una scena del crimine a Eucalyptus Avenue. Il signor Penn era stato ucciso con un colpo alla testa nella sua camera da letto. Sua moglie era stata violentata e poi ricevette a sua volta un colpo di pistola alla testa. Era ancora viva e fu portata d'urgenza all'ospedale. Dopo il crimine, il killer si era trattenuto nell'abitazione. Aveva preso qualcosa dal frigo per fare uno spuntino, cosa non insolita nel suo modus operandi. Poi aveva vomitato sul pavimento in cucina, si masturbò sul tappeto del salone ed infine incise sul muro una scritta: Jack lo squartatore, e poi un pentacolo. Si scoprì che era stata usata una semiautomatico calibro 25 e i bossoli presentavano l'innesco di colore rosso. Carrillo e Salerno, insieme alla reporter Laurel Erickson, presero il primo volo disponibile per San Francisco. Sulla scena del crimine i reporter iniziarono a curiosare e a fare domande. Un poliziotto locale si lasciò sfuggire il dettaglio delle scritte sataniste. Si aggiunse un elemento demoniaco alle vicende che scatenò il panico tra la popolazione. Gli agenti di Los Angeles organizzarono una riunione con quelli di San Francisco per condividere tutte le informazioni che avevano raccolto fino a quel momento. Molte di queste informazioni furono trasmesse anche al sindaco di San Francisco, Dianne Feinstein, che fissò una conferenza stampa. Durante la conferenza il sindaco vomitò al pubblico tutti quei dettagli che fino a quel momento erano rimasti riservati e che davano un vantaggio alla polizia. Ora il killer sapeva a cosa dover prestare attenzione. Da quel momento infatti non trovarono più una singola impronta di scarpa Avia. 24 agosto 1985, giorno 160. A Mission Viejo, intorno alle 3 di notte, un intruso spara in testa al ragazzo 29enne di una donna.
per poi passare a lei, legandola e violentandola. La donna riferì agli agenti che durante l'aggressione il sospettato aveva detto di essere il Night Stalker. Un ragazzo che abitava nel quartiere in cui avvenne quest'ultimo attacco stava riparando la bici quando vide avvicinarsi una macchina. L'uomo alla guida si guardava intorno come se cercasse qualcosa. Il testimone ricordava una parte della targa e diede una descrizione accurata del mezzo. Queste informazioni furono trasmesse dai media, ma stavolta fu un bene. Gli agenti infatti ricevettero una chiamata da un uomo che aveva un amico con una macchina simile che gli era stata recentemente rubata a Chinatown. Era una station wagon Toyota arancione del 1976, targata 482 RTS. L'auto fu trovata in un parcheggio. La polizia si appostò, ma capendo che il killer non sarebbe tornato a riprenderla, passarono ad una perquisizione. Furono trovate delle impronte digitali sullo specchietto retrovisore. Purtroppo però sarebbe stato necessario possedere già delle impronte del colpevole per poter fare un confronto. 27 agosto 1985, giorno 163. Una donna chiamò la polizia per dire che il padre, un senza tetto, girava nei pressi della stazione dei pullman di Skid Row e lì aveva fatto amicizia con un certo Rick e lei credeva che potesse essere il Night Stalker. Subito il senza tetto fu interrogato. Disse che Rick era di El Paso e gli aveva confessato di aver ucciso una coppia di asiatici con un calibro 22. Rick gli aveva poi dato l'arma in questione per fargliela portare a Tijuana e darla ad una terza persona. Due detective andarono subito a Tijuana dove ritrovarono la pistola, insieme ad un vecchio stereo, rubato durante l'omicidio di Bell e Lang. Intanto a San Francisco un informatore della polizia, Earl Gregg, consegnò un bracciale che credeva collegato al Night Stalker. L'aveva avuto dalla madre della moglie. Lei viveva a San Pablo, in California. Andarono a trovarla e lei raccontò di averlo avuto dal suo ragazzo, Armando Rodriguez, ricevuto a sua volta dal suo amico Rick, di El Paso. La donna aveva conosciuto personalmente questo Rick. Disse che indossava abiti scuri e un cappello degli AC/DC e che aveva i denti rovinati. Era il loro uomo. Armando Rodriguez abitava a El Sobrante. Gli agenti si appostarono a casa sua. Quando l'uomo uscì, gli chiesero aiuto per risolvere il caso, dicendogli che il suo amico era il serial killer che stava terrorizzando tutta la California. Armando si arrabbiò, difendeva l'amico. Non voleva rivelare il suo cognome. Si accese una violenta lite, arrivando anche ad uno scontro fisico, e solo a quel punto Armando collaborò. Il Night Stalker si chiamava Richard Ramirez. 30 agosto 1985, giorno 166. Salerno e Garillo furono informati delle nuove scoperte fatte dagli agenti di San Francisco. Avendo ora un nome, potevano cercare un abbinamento con le impronte relative sull'auto. Trovarono una corrispondenza. Sulla sua fedina penale c'era qualche furto, ma nessuna traccia di episodi violenti. Trovarono anche una foto segnaletica, la portarono dall'informatore e confermò che si trattava del loro uomo. Il puzzle stava iniziando a prendere forma. Nonostante la resistenza degli agenti di Los Angeles, che non volevano rischiare di bruciare il vantaggio che avevano ottenuto nei confronti del serial killer, si tenne una conferenza stampa durante la quale fu svelata a tutti i cittadini l'identità del Night Stalker. 31 agosto 1985, giorno 167. Frank Salerno e i colleghi si aspettavano che Ramirez avrebbe deciso di lasciare la città per non farsi catturare. Sapevano che era solito usare i pullman della Greyhound per spostarsi e che aveva un armadietto alla stazione. Chiesero allora alla squadra speciale investigativa della polizia di gestire la sorveglianza. Quel giorno Ramirez era andato in Arizona per far visita al fratello. Nel pomeriggio sarebbe tornato in pullman a Los Angeles. Una volta sceso riconobbe i poliziotti. Questi erano travestiti da senza tetto, ma avevano i denti puliti. Per depistarli entrò in un negozio di liquori. Qui, vedendo i giornali, scoprì che la sua faccia era in prima pagina ovunque. Preso dal panico, saltò su un autobus. Sul mezzo fu riconosciuto da un uomo che prenotò la fermata successiva, per poi correre ad una cabina telefonica lì vicino.
Richard sapeva di essere nei guai, quindi scese ed iniziò a scappare. La polizia ricevette numerose telefonate di persone che lo identificarono. Nella fuga tentò invano di rubare una macchina. A quel punto intervenne un civile, Manuel della Torre, prese una spranga e lo colpì. Rialzandosi cercò di riprendere la fuga, ma era inseguito da un gruppo di persone desiderose di acciuffarlo. Sul luogo arrivò una pattuglia, lo ammanettarono e lo presero in custodia. La scientifica prese le sue impronte digitali per avere la prova definitiva che si trattasse del serial killer. Poi Gil e Frank lo raggiunsero nella stanza degli interrogatori. Qui parlarono a lungo, anche della sua storia e della sua famiglia. Richard era stato un bambino disadattato. Non riusciva a socializzare, rubava. Il padre era molto severo e ricorreva a punizioni estreme. Ad esempio, spesso di notte, lo legava ad una croce nel cimitero. Il cugino uccise la moglie sotto i suoi occhi, oltre a raccontargli dettagliatamente tutti gli orrori commessi nella guerra in Vietnam. Nella sua famiglia inoltre circolavano droghe pesanti, soprattutto cocaina ed eroina. Il Night Stalker fu incarcerato ed iniziò il processo. L'accusa voleva chiedere la pena di morte. La difesa era costituita da due giovani avvocati, con solo un paio di esperienze alle spalle. Proprio per questo si temeva l'annullamento del processo. In aula Ramirez sconvolse tutti mostrando il palmo della mano, su cui aveva disegnato un pentacolo e pronunciava le parole Ave Satana. Durante il processo in aula si presentarono numerose groupies che incredibilmente ammiravano il killer. Gli inviavano anche lettere e fotografie esplicite. 31 gennaio 1989, 3 anni e mezzo dopo la sua cattura, Ramirez tornò in aula. Era accusato di 43 crimini, 13 omicidi, molte rapine, stupri e altro ancora. Ben 140 testimoni erano stati chiamati alla sbarra dell'accusa. 20 settembre 1989. La giuria giudicò Ramirez colpevole. Fu condannato a morte. 7 giugno 2013. Dopo oltre 20 anni nel braccio della morte, il Night Stalker morì di cancro. E con questo si conclude la storia di Richard Ramirez. Fateci sapere sotto nei commenti se ne eravate già a conoscenza e cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, vi ricordiamo inoltre di supportarci lasciando un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.